Salve a tutti ragazzi, con un altro video sul canale di Neon Trip e bentornati in un nuovo episodio di Resident Evil 4 Remake. Siamo ancora qui con la nostra Ashley, quanto pare, per andare avanti con l'avventura. E lenta come l'anno della fame, come sempre. Fantastico. Ah, posso anche craftare con lei. Spero. Illumina davanti. Illumina dietro. Illumina davanti. Illumina dietro. Vabbè, guardate quanto cazzo di tempo ci mette a girarsi. Ok. Ok. Madonna. Poi dite, come cazzo fai a... A parte che credo che lei con un colpo muoia. Coraggiosissima, eh. Non spaventarmi così. E ho sentito il topo. Sì. Eccolo. Però con lei non la possiamo ammazzare. Dobbiamo venirci dopo con Leon, penso. Cioè, o troviamo con lei un bazooka per sparare al topo, se no no. Allora, vediamo un po'. Dove cazzo sto io qua? Oh, ma mi zoomi? Sto in sta cazzo di libreria. È un orologio. Sì. È un orologio. La gente gira, non gira, gira. Va bene. Strada per il mausoleo nascosto. Gli antichi avi rispondono alla loro prescelta. Se cerchi la benedizione del Signore, abbia coraggio e affronta l'oscurità. Ok. L'ho già fatto io, quindi penso che la... Allora, raga, io la conosco già sta... questo orario. Erano le 6. E 6. E 5. Eh no, allora sarà cambiata. Le lancette si muovono. Sì. Perché l'ho già fatto in difficile sto coso. Quindi mi ricordo che erano le 6. 6 qualcosa da mettere, vabbè. Probabilmente dovete prima andare a fare la storia. O cambia. Magari la combinazione cambia. Può essere. Ah. Quindi. Poi qua, se non mi ricordo male, c'è anche un tesoro. Infatti. C'è. Il tesoro. È tesoro che non possiamo prendere però, perché so già che non possiamo prenderlo, quindi è inutile perdere tempo. Dobbiamo fare così. Metti sta cosa. Ok. Vai. Qua si abbassa la scala, tanto con lei non possiamo prendere praticamente un cazzo, quindi... Una specie di stanza segreta. Parte tesori, Il tesoro. Vai. Si sono riscritti i ragazzi. Eccole qua le chiavi. Bene. Qua c'è da venirci con Leon per tirare voi sta roba. Ok. No, ti prego. Illumina davanti. Torni indietro, vieni qua. Perché se vieni qua mi girano, Se no, vieni qua. Si è fermata. Ah, sì. Che stronzo. Fai passare. Grazie.
Allora, qui che cazzo di chiave ci va? Quella con le ali. No, non è vero. Che cazzo di chiave è sta roba? Serpente, pesci. Pesci? Non è vero minimamente. Comunque, ok. Sì, forse sembravano delle pinne quelle cose lì. Però, boh. Allora. Di là non posso andare a prenderlo, quel tesoro lì. Quindi niente. Un po' di silenzio, please. Allora. Questo. Qual è quella giusta? È questa. Qua si vede. E vamos. Sei cretino o cosa? Guarda, non funziona! Perché non funzionava? E adesso... So cazzi. Gnec. Gna. E gna. Piglia su, ecco, brava. Fantastico. Ashley. Leon! Ashley! No, dopo, dopo. Stai bene? Aspetta, mi invento qualcosa. Che ci inventiamo? Un power bank con 10 euro ci inventiamo, dai. Come creare energia free gratuita utilizzando il moto perpetuo? Eh? Sarebbe le belle cose, no? Devo trovare un modo per aprire. Tante altre di queste balle così. No, forse il power bank no, però. Il moto perpetuo sì. Allora, lo stemma. La chiave per uscire da questo maledetto posto è lo stemma della famiglia Salazar. Per trovarlo, devo avventurarmi nel mausoleo sotterraneo che è infestato da quelle dannate armature. Oh signore misericordioso, esercita la tua virtuosa giustizia contro il malvagio usurpatore, il folle mostro Ramon Salazar. E che le tue benedette fiamme blu proteggano per sempre il tuo fedele servitore. Ok. Sì. Leon. Un altro orologio. Ma adesso troveremo sto cazzo di orologio, no? Qua c'è il codice. Quindi... No, sì, è diverso. Ma perché cazzo è scritto in numero normale? È 11.04 orologio pure. Cioè, descrivono proprio 11.04 orologio. No, non era così la nota in difficile. Forse... Forse è un cazzo. Te lo dicono loro la soluzione. Aspetta. No, in difficile, ragazzi, non è così. Prima di tutto è scritto in romano. Allora... Ah, l'uccello, scusa. Con le ali, giustamente. Zaffiro. Vabbè. Dagli un calcio, sto cazzo di vaso. Questo è il nostro inventario. A posto. Io vabbè, faccio prima tornare indietro, scusa. 11.04. Guardavo se corrispondeva all'ora reale, no. Vai. Down, down. No, comunque in difficile era 6 e qualcosa. E la notte era scritta in romano. Non era scritta in... in numeri normali. Allora... Buonanotte. Via da qui. Mm.
Allora, sto alla biblioteca e devo andare qua. Ok, e poi qua. Non fermarti mai. Ok, orologio, qua non c'è niente da prendere, vero? No. Perfetto. Ancora. Vabbè, qua. 10.04. Posto? Muy bien. Vámonos. Ascensore. Niente da prendere, anche se qua si scassa tutto. Dopo ce lo rifaremo anche con Leon queste cose. Forza, presto. Scusa. A quanto pare, se punti la lanterna, l'ascensore si interrompe. Avevo appena detto basta. Basta armature, c'ha ragione. Niente, qua si scassa il vaso, ma lei non può. Poi c'è il mausoleo. Dov'è il diamantone qua? È sta di là. Sì, devo fare il giro di là. Allora. Uccello, serpente, lupo... Ok, drago. Bello. Che palle! Due. Sì. Porca troia, punta sta cazzo di cosa, no? Allora, si diceva. Avevo appena detto basta. Allora, aspetta un attimo. Ok. Ok. Dove cazzo sta l'altra? Eccola. Vai. Vai. Ok. Sì. Bella la morte extra, eh. Tanto qua si fermano perché c'è la fiamma blu. Allora, qua invece abbiamo il zerbendo. Eccolo qua. E lo smeraldo, ce lo siamo beccati. Ma posso passarci, eh? Cioè, voglio dire. Ah no. Questo lo spaccheremo dopo. Adesso sono qui che sono cazzi. Ma cosa... Perché qui dobbiamo proiettare la stella. Qui dobbiamo proiettare la luna piena. Qui dobbiamo proiettare la stella, che ce l'abbiamo in mano adesso. No, giusto così, no? Sì. La luna e la stella. Ok. Questo è lo stemma. Piglia stemmone. Yes. No, spegnetevi.
Ma non è che... Ancora! Non ce la faccio più! E corri e non ti preoccupare. Ha fatto la cazzata, però. Eh no, giusto. Ok, fate i bravi e non muovetevi. No, no, si muove, non si muove, tranquilla. Quello sì, però. Grazie. Così io passo di qua, eh. Lei non si muova. Aia. Don't worry. Aia. Ok. Andiamo. Cazzo. Che cazzo urli? Ashley. Che facciamo il giro di qua. Ok. Guarda, se non lo sapevo che andavo a morire sto cazzo di coso. Perché comunque un'armatura, cioè un colpo, vedete, questa muore, crepa. È un colpo, basta. Non è che basti chissà che. Biblioteca, va benissimo. Ok, quindi noi stiamo andando verso lì. Ah, no. Vabbè, ve lo faccio vedere comunque. Comunque ve lo faccio vedere lo stesso. Perché? Questo è un errore di design, di level design. Eccolo qua. Vedete? Noi siamo arrivati qua. Ok? Giusto? Voi direte, va bene. Perfetto. Di qua è il nostro obiettivo. Qua c'è dove dobbiamo andare. Pratica, no? E questa c'è la porta, che ha il chiavistello dall'altro lato, quindi noi potremmo aprirla, ma il gioco non lo prevede, quindi non si apre. Cazzo, allora io dico, hai fatto il gioco che è fatto strabene, quando arrivi qua davanti e uno prova a cliccarci magari, no? Perché dici, cazzo, si deve aprire per forza sta porta, no? Almeno scrivici, la serratura è bloccata e non posso muoverla, fine. Cioè, non ci vuole un genio. Ma così non ha... Cioè, non ha senso. Perché così... cazzo, il chiavistello è dalla mia parte, è dal mio lato. Spostalo, no? Si può tranquillamente aprire. E invece no. Allora, qua siamo morti. Esatto. Che lei è rincoglionita e ci va proprio contro. Io ho provato a schivarla, in realtà. Ma questa non... L'avevo visto da quando avevo aperto la mappa, che eravamo praticamente morti qua. Adesso cerchiamo di non sbagliare. Non si deve andare dritti, ma si deve andare verso la biblioteca. Perché sennò come fa a farvi bestemmiare? Ah, giusto. Aspetta. Mamma mia, quanto odio sto pezzo. Dai, gira di qua. Dai, gira, che non ho tempo. Allora... Anche perché comunque è buio, ragazzi, non si vede niente. Voi forse vedete qualcosa di più perché è in editing. Dai, vai. Ok. Ecco, io per esempio qua non vedo assolutamente niente. Dove cazzo devo andare? Non devo andare di qua. Io devo andare verso la biblioteca. Dove cazzo è la porta? La porta sta di qua. Ok. Non ci posso credere. Non ci posso credere! No, adesso aumento la luminosità. Sto cazzo, ragazzi, me ne frega niente. Cioè, dai, non si può. Comunque non mi ha preso. Perché come cazzo ha fatto prendermi? No, la mia lentezza di sta per... Ah. Dai, eh! Allora... Si diceva. No, non ho alzato ancora la luminosità. Vedo sempre un cazzo adesso quando entro. Momento. Stop. Destra.
Ok. Stop. Ok. Eh no, devo fare così. Stop. Allora, io devo andare. Devo proprio passare da lì. Allora. Non è vero, perché l'ascensore qua è rotto. No, non è rotto, però io da qua devo passare. No, Ashley, no. Ok. In realtà abbiamo fatto. Fantastico, mamma mia, è stata un'agonia. Dai, togliamoci dalle balle e stare incoglionito, per favore. Liam! Ashley, stai bene? Sì. Un attimo, ti tiro fuori. Guarda le morti alla fine del capitolo, eh. No, siamo morti tre volte, non ci posso credere. Tutte e tre con Ashley, poi. Che palle. Stare incoglionito. Tieni, prova questa. Riesci a scendere? Ti prendo io. Sì, forse sì. Ashley! Mazza, sei incazzoso, eh. Merda. Va bene, non ti preoccupare. Dai, ce la siamo tolta un attimo. Ok, capitolo terminato, ragazzi. Comunque, cioè, secondo me qua Leon gli hanno dato una missione impossibile, cioè. Voglio dire io, salva questa. Cioè, qualsiasi cosa che succeda, questa, cioè, muore, cioè, nel senso, voglio dire. È come mettere, allora, una gazzella davanti a un branco di leoni affamatissimi e tu praticamente gli devi dire salva la gazzella. Cazzo, cioè, è impossibile. È così, è. È così, è. Allora, macchina da scrivere? No, voglio vedere i risultati. Tre morti. Perché? Vabbè, raga. Comunque, io, ragazzi, facciamo così. Termino qui questo episodio, ci vediamo al prossimo. Ricordate di lasciare like, commenti, condivisioni qua sotto e... sì! Noi ci vediamo al prossimo gameplay. Un saluto a tutti da Leonotrip. Ciao ragazzi!